Buongiorno dal Comune di Colle Valdelsa con il Sindaco Donati. Ritorniamo a fare il nostro collegamento per gli aggiornamenti periodici a questo punto della nostra bella città. Buongiorno Sindaco. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo come sempre con i lavori in corso. I cosiddetti lavori in corso vedono innanzitutto domani il lavoro concentrato in via Livini, quindi il semaforo e la relativa frana. Sì, come sappiamo via Livini è interessata da questo movimento, chiamiamolo movimento franoso, ora poi la situazione è un po' più complessa, ma per semplificare forse conviene appunto chiamarlo movimento franoso. Domani verranno fatti degli ulteriori studi geologici, quindi verranno fatti dei rilievi, dei prospetti geologici. Vediamo come sta la situazione della falda acquifera che, come sappiamo, ormai si muove al di sotto della chiesa di San Francesco e della strada stessa, per poi mirare l'intervento in maniera migliore. Purtroppo questo, come sappiamo, crea un po' di disagio, no, crea molto disagio per i nostri concittadini. Ho visto insomma che ogni tanto c'è un po' di fila, però d'altra parte la sicurezza della strada stessa, la sicurezza di tutti coloro che passano di lì è prioritaria, quindi non possiamo cedere rispetto a questo aspetto della sicurezza dei nostri cittadini. Pensiamo che dopo aver fatto questi rilievi, che saranno fatti appunto, ripeto, domani, ci sia un quadro chiaro per poter poi progettare l'intervento definitivo. Chiaramente tutto è finalizzato affinché poi la strada riprenda il suo corso normale. Invitiamo tutti naturalmente a usare le strade alternative che ci sono, e quindi via delle Lellere e appunto il passaggio verso Colle Bassa attraverso il centro storico, se possibile naturalmente. Certo, quindi ovviamente i passaggi sono quelli doverosi nel caso poi di un intervento di questo tipo così importante, quindi speriamo che si possa procedere al più presto. Riguardo invece sempre ai lavori in corso, parliamo di ascensore. Il mio punto fisso è quello. Sono sempre le noti dolenti, tra virgolette, dell'ascensore. Allora, come sappiamo, anzi non so se ancora è stato detto, ma forse sì, i lavori sono terminati, quindi i lavori della ristrutturazione della gabbia, appunto, di questi famosi cerchi, questi famosi cerchiaggi, è stato terminato, quindi ora aspettiamo l'autorizzazione da parte degli enti preposti, quindi il collaudo che verrà fatto, e naturalmente ci sarà bisogno anche di una revisione anche dell'ascensore stesso, quindi in questo periodo di attesa del collaudo e quindi tutte le autorizzazioni, che sappiamo benissimo essere estremamente importanti e necessarie, sarà fatta anche una revisione complessiva degli ascensori stessi, dei due ascensori, e quindi contiamo entro giugno di poter riaprire il passaggio normale. Bene, siamo molto contenti ovviamente di questa importante notizia. Riguardo invece alla ZTL, quindi alla parte superiore della città, ci sono notizie, evidenze da dare o nel momento non ci sono ancora date sicure per la partenza della ZTL sperimentale? No, la ZTL è tutto secondo il programma. Stiamo aspettando un'autorizzazione anche in questo caso da parte del Ministero, perché serve un'autorizzazione da parte del Ministero, però poi dovrebbe partire tutto nella prima quindicina di maggio, e quindi la fase sperimentale inizierà a breve, confidando appunto nel successo della ZTL stessa. È successo dell'operazione, come si dice in questi casi. Invece, per quanto riguarda un bando importante che è partito proprio ieri, quindi nella giornata del 10 aprile, subito dopo la Pasqua, ovvero il bando iscrizioni nido per il prossimo anno educativo 2023-2024. Sappiamo che il bando è già reperibile collegandosi sia con la pagina ufficiale del Comune di Colle Valdelsa su Facebook, sia sul sito ufficiale. Ovviamente sarà una domanda da dover espletare entro la metà
del mese di maggio, quindi ci sono ancora dei buoni giorni a disposizione, ma online. A proposito di questo, dobbiamo anche riferire circa una nuova iniziativa, un progetto regionale. Sì, Alessandra, cambiando naturalmente totalmente argomento, ma come sappiamo appunto nel comune non ci sono solo lavori pubblici e non ci sono solo le opere, ma c'è anche questo aspetto del sociale estremamente importante. Sono aperte le iscrizioni per gli asili nido, le bando per gli asili nido, per l'asilo nido quello comunale ovviamente, dove sono a disposizione 54 posti e sappiamo lo sforzo che ha fatto l'amministrazione per portarlo da 36 a 54. Questa espansione dell'asilo è stata lungimirante perché, come sappiamo, come dicevi anche te, quest'anno c'è un importantissimo bando della Regione Toscana, un importantissimo contributo della Regione Toscana che noi sposiamo interamente, è quello che viene chiamato asili gratis. Quindi per ISEE fino a 35.000 euro, quindi un ISEE molto alto, ci saranno contributi fino a un massimo, naturalmente non è che per tutti c'è la stessa cifra, ma sarà proporzionale allo stipendio, alle entrate stesse di una famiglia, fino a 527.000 euro. Quindi un aiuto molto importante da parte della Regione, che varrà, importantissimo anche questo, sia per gli asili comunali, gli asili pubblici, sia per gli asili privati però accreditati. Quindi è un voucher in pratica che andrà a rimborsare il costo della retta dell'asilo nido per tutti coloro che vanno sia al nido comunale sia ai nidi privati accreditati. L'accreditamento è molto importante da parte degli asili nido, delle scuole che si chiamano appunto comunemente asilo nido, per avere un elevato standard di qualità all'interno dell'asilo nido stesso, e questo è fondamentale per i nostri bambini. Quindi direi appunto che veramente quest'anno c'è un'ottima possibilità per i giovani, soprattutto che lavorano e che quindi devono conciliare questa voglia, questa necessità di appunto di avere dei bambini in casa, voglia di maternità e di paternità, con il lavoro, e come sappiamo è sempre estremamente complicato rimettere insieme tutto per far fluire correntemente la nostra vita. Noi cerchiamo di fare il massimo possibile, ribadisco appunto questa massima espansione dell'asilo nido, mancano sempre alcuni posti per avere la massima capienza, ora vediamo se nel prossimo futuro riusciremo a raggiungere la massima capienza del nostro asilo, è 60 comunque, quindi 54 e 60, siamo quasi al massimo della capienza. Bene, quindi sicuramente una fascia di utenza è assolutamente molto interessata a questo genere di aiuti e che insomma sono sempre da ricoprire, perché l'onere della scuola, soprattutto nella fascia di età, 3 anni, è veramente sostanzioso, quindi un aiuto di questo tipo così coprente è molto molto importante. Riguardo a quello che dicevamo, ovvero dallo spaziare dai lavori pubblici all'istruzione e al sociale, dobbiamo poi elencare tra le varie cose in arrivo nei prossimi giorni anche delle iniziative importanti a livello territoriale. Ad esempio il 15 aprile si terrà l'inaugurazione di un importante percorso, l'anello della Francigena Colligiano, che va veramente a inserirsi in un contesto molto ampio di attrattività territoriale e turistica. Quindi cosa si terrà quindi il 15? Come ha detto te, ci sarà l'inaugurazione di questo percorso, si chiama Anello della Francigena, che va a coprire sia la nuova variante che è diventata il percorso ufficiale della Francigena e passa, come sappiamo, dal centro, e va a riunire con il vecchio percorso della Francigena, che non è un vecchio percorso, è sempre valido, ma diciamo era l'unico. Ora attualmente appunto noi abbiamo la possibilità, i pellegrini hanno la possibilità di passare sia nella zona, diciamo, di appunto chiamiamola Quartaia, per capirsi, sia da parte del centro. Quindi ora con questo percorso riuniremo il tutto, con questo anello della Francigena riuniremo il tutto, e quindi faremo Borgo Castello, Sentierelza, zona delle Vene, Fabbrica, Quartaia, poi Badiaconeo, e ritorneremo
al circolo del Torrione, alla zona dove c'è il nuovo ufficio turistico. Quindi ci sarà questo percorso, credo che ormai le prenotazioni siano tutte sold out. Chiaramente le prenotazioni sono per coloro che fanno il percorso con la guida, poi c'è appunto uno spuntino di per rifocillarsi di conforto, e naturalmente però per i collegiani soprattutto è un percorso penso noto, che quindi può essere fatto diciamo indipendentemente da questo evento inaugurale. Ed è un percorso molto importante perché potrà essere fatto eventualmente, no, naturalmente nei periodi consoni, anche in bicicletta o con altri mezzi, anche a cavallo volendo, insomma, per quanto riguarda la parte, naturalmente la parte di campagna e anche il sentierezza, che è permesso l'utilizzazione di biciclette anche del cavallo, quindi passeggiata a cavallo nel periodo non estivo naturalmente, perché quando non è troppo pieno di visitatori. Questo va a costituire un prodotto turistico vero e proprio, un prodotto turistico vero e proprio, e deve unirsi all'offerta che piano piano si sta generando, e spero che possa affiancare questa offerta turistica pubblica anche un'offerta turistica privata, che sarà fondamentale naturalmente per lo sviluppo turistico della nostra zona. Tra l'altro ieri io non ero qui per motivi familiari nel weekend, ma so che ci sono stati tantissimi turisti a Colle, e quindi questo fa ben sperare per il prossimo futuro. Fa ben sperare per la prossima stagione delle appunto attrattività di questo tipo, supportato anche dall'Associazione delle Vie Francigene Europee, quindi con una risonanza veramente importante, è sicuramente di buon auspicio oltre che di valorizzazione del nostro territorio. Abbiamo fatto una riunione online stamattina con l'associazione con gli associati delle Vie Francigene, naturalmente della provincia di Siena. Quindi è sicuramente un'ottima cosa, poi sold out lo dice da sé, ci sono anche delle prenotazioni per eventuali disdette, per cui insomma non solo questo fine settimana, ma anche tutte le giornate poi a seguire saranno un'ottima opportunità per scoprire ancora meglio l'anello delle Vie Francigene. Invece il 16, quindi il giorno successivo, una nuova camminata all'insegna del podismo, questo fine settimana che sta per arrivare. In questo caso si tratta di Salviamo il Mondo, quindi un'iniziativa svolta, organizzata da una realtà del nostro territorio, quindi Rugi, Collegiana, Proloco, e ovviamente anche dai due comuni, Colle Valdelsa e Poggibonsi, che sono coloro i quali hanno nel proprio territorio la nostra passeggiata per eccellenza, ovvero la nostra camminata sulla pista ciclabile. Sì. Niente, in questo caso bisogna ringraziare coloro che hanno organizzato, Rugi con la Collegiana, soprattutto Rugi Rottami con la Collegiana, e la Proloco, e tutti coloro che si sono adoperati per fare questa giornata. Una passeggiata di sensibilizzazione fondamentalmente per appunto la sostenibilità e per l'ambiente. Noi, il Comune naturalmente, ha aderito subito, come sempre, tutte iniziative di Salviamo il Mondo che vengono appunto e sono state portate avanti ormai da qualche anno con le varie appunto con i gadget, le magliette e le iniziative sulla pulizia dell'ambiente e sulla promozione ambientale. Quindi grazie di nuovo agli organizzatori, e il 16 facciamo questa passeggiata. A seguire poi andiamo a vedere la partita della Collegiana, che credo che quest'anno appunto, dopo l'anno scorso un po' difficile, bisogna ammetterlo, insomma, qui c'è stato bisogno un po' di rinserrare le fila, come si dice, quest'anno la Collegiana va bene, quindi andremo a fare, penso, i playoff, spero i playoff, ma credo che ormai siano qualificati matematicamente, e quindi andiamo anche a fare il tifo per la nostra squadra. Senz'altro, quindi oltre alla passeggiata poi anche il tifo sugli spalti. A proposito di questo, mi viene da dire un bravo alle nostre ragazze invece della PGS, che hanno appena raggiunto la vittoria nel loro campionato e che anche loro ai playoff, ai noi, perché per la prima volta si giocano poi il passaggio alla serie superiore proprio attraverso i playoff, quindi magari anche da parte del sindaco un bel brave, allora ci sta tutto.
Grazie Alessandra, sì, sono già stato a vedere anche delle partite delle ragazze. Come sappiamo, la pallavolo femminile è ormai una realtà di livello nazionale e internazionale, quindi qui a Colle abbiamo un club che è quello della PGS, anzi abbiamo due club, però naturalmente abbiamo Colle Volley e la PGS, entrambi molto forti, molto frequentati, eccetera eccetera. Bisogna fare complimenti ad ambedue, però a maggior ragione appunto il complimento alla PGS, perché la vittoria del campionato è sempre una notizia importante. Quindi purtroppo quest'anno so che il meccanismo per passare nella categoria superiore è un po' più complicato. L'anno scorso sarebbe bastata la vittoria del campionato, come credo sia giusto che sia, ora invece quest'anno c'è da fare ulteriori sfide, ulteriori incontri con le vincenti di altri gironi. Va bene, va bene così, perché lo sport è questo, e quindi andremo a fare il tifo alle ragazze della PGS, sono fortissime. Vero, quindi forza PGS e forza tutte le associazioni sportive che sono numerose della città e che sono sempre un grande, importante bacino per tutti noi. Riguardo... Tra l'altro anche il Valdelsa Basket, diciamo la prima squadra del Valdelsa Basket ha vinto il proprio campionato, quindi anche loro sono stati molto bravi, bisogna farle complimenti, quindi questo dimostra che il movimento sportivo a Colle è estremamente forte, anche a causa del fatto che i nostri impianti sportivi sono di primo ordine. E invito tutti i genitori e tutti i ragazzi a fare sempre e comunque sport, sempre e dovunque, anche negli nostri impianti, ma anche all'aria aperta, perché è un fattore sanitario di buona salute molto importante. Assolutamente sì. Invece riguardo ad altre associazioni, in questo caso di tipo di volontariato e quindi altrettanto importanti per la nostra salute, la pubblica assistenza festeggia i 120 anni dalla fondazione. Lo festeggia con una mostra fotografica di manifesti, quindi manifesti che segnano la storia poi della nostra città, attraverso questa mostra che andrà avanti fino al 21 aprile nei locali antistanti l'associazione Proloco, quindi proprio in piazza Arnolfo, quindi dovremo andare, sindaco. Certo, andremo, naturalmente la pubblica veramente un'istituzione, non solo qui a Colle naturalmente, ma insieme alla Misericordia, sono delle istituzioni del volontariato ormai indispensabili, no? Per il funzionamento di tutto il nostro sistema sanitario e anche quello di emergenza urgenza, eccetera, eccetera. Quindi siamo veramente diciamo orgogliosi di questo fatto, anche dell'organizzazione di questa mostra. Andremo a visitarla e facciamo tanti auguri alla pubblica per i prossimi 120 anni. Senz'altro lo faremo. Quindi, oltre a visitare questa mostra, consigliamo anche un'altra visione, questa magari più locale, si può fare tranquillamente da casa domani alle ore 21 attraverso un canale che è conosciuto in questo territorio, Canale 3 Toscana. Potremo vedere un appuntamento legato al turismo, alla conoscenza del territorio di Colle Valdelsa, totalmente dedicato a Colle. Si chiamerà Colle L'Operosa, quindi insomma già il nome è accattivante per seguirla. Si può seguire quindi domani alle 21 nel canale satellitare dedicato ovviamente a Canale 3 Toscana e ovviamente sulla piattaforma di Canale 3 nel loro sito on demand e anche in streaming. Sì, occasione molto importante anche sempre per la promozione del territorio. Vorrei accoppiarla con la trasmissione che è stata fatta su Rai 3, il telegiornale regionale di giovedì scorso mi sembra, in cui appunto è stato fatto il servizio, un ampio servizio molto, molto bello, riguardo la mostra di Mimmo Paladino qui al Museo Moca, che è stato veramente molto importante, un altro spot pubblicitario, un altro spot di promozione per la nostra città. Molto importante, assolutamente non trascurabile, quindi la mostra che si può ancora vedere attraverso appunto l'UMOCA. Quindi se non ci sono altre notizie, sindaco, la lasciamo ai suoi impegni lavorativi. Ringrazio te Alessandra, Diego come al solito dietro la telecamera e tutti gli ascoltatori. Buongiorno a tutti.